Cosa c'è? Oh, è arrivato! Buonasera. È arrivato. Buonasera. Il sindaco di Strafigliu. C'è l'orchestra? Ci sono i musicisti, hai visto? Si piace di Savizza. Perché? Ce la mangiamo dopo. Dopo ce la mangiamo, Passa dei pini. Certo. Si sta lavorando alla... Buonasera. Buonasera, sindaco, come va? Tutto bene? Tutto bene. Beh, siamo... carnevale, visto che allegria. Cosa avete fatto per carnevale? No, noi... Avete organizzato qualcosa a Scraffingiu? Certo, noi Scraffingiu su carnevale du Vestaus da sempre. Abbiamo una tradizione antichissima del Scraffingiu, sì. Del carnevale. Bello proprio. E cosa fate? Fate quello che fanno in tutti i paesi? Fate la sfilata classica? Certo, facciamo la sfilata. Come si svolge? La sfilata si svolge che portiamo in processione il simbolo del suo carnevale, da bruciare dopo. Ah, come Canciofale a Cagliari, come Re Giorgio a Tempio. E che come si chiama il vostro simbolo? Re Arrungioso. Re Arrungioso? Sì, Re Arrungioso. Ma c'ha il nome del santo? No, è il santo. Come il santo? Sicuramente in Bidda non tenevo su denaro, vai, questa manifestazione, questo pupazzo, so. Quindi andiamo in chiesa, prendiamo il santo, dopo un cordaus a mascheretta. Ma stai scherzando? E lo portiamo in giro a sfilare. Ma quando mai? Ma scusa, ma il prete non si inchietra? No, portiamo anche il prete. A sfilare? A sfilare, lo vestiamo da cardinale, esso è contento e non sai che l'hai spaccato. Sono da cardinale. Ma scusa un attimo. Mi dico, scusa un attimo. Ma invece di fare queste cose che ho pensato, perché non vi fate dare i soldi della regione tramite il POR? Lei sa cos'è il POR? Subor. Subor, cos'è il POR? Beh, Subor resti... Beh, il POR lo sa, un sindaco lo sa cos'è il POR. Subor è suborto. Il POR, no? Subor. Il POR. Dunque, Subor, no, dice... Subor. Allora, stavamo dicendo che quest'anno abbiamo un'innovazione a Scraffingiu. Ma che innovazione avete? Doppio uso per la sfilata. Allora, verrà proibito a un quarto della popolazione di Scraffingiu di vestirsi, estratta a sorte, di vestirsi a maschera. Come verrà vietato? Verrà vietato. Ma perché? Perché in poche parole l'anno scorso abbiamo fatto la sfilata, a metà sfilata ci siamo resi conto che eravamo tutti vestiti a maschera e non c'era nessuno per guardarci. Da, ma lo sa, che la sfilava a legge. E vabbè, c'è. Cioè... Eravamo tutti, quindi... Ma avete una... Ascolta, ascolta, Tonino, fa una cosa con il spalloncino, vai lì di... Vattene via per quello. Ma su Cimpre Saida. Vai dietro, grazie. Che è un ragazzo. Sta distraendo, voi che stiamo aiutando, capito? Anche noi mi dica di carnevale, cosa avete? Maschera tipo mammutone, ne avete? Sì, noi abbiamo una tipica maschera di Scraffingiu, si chiama Pappingiones. E com'è questa maschera? Pappingiones è una maschera antichissima, è fatta di sughero, cioè le corna, e poi tutto il corpo nudo del... si deve mettere uno nudo dentro nudo, quest'abito? Quest'abito viene ricoperto de vollasa, de voso. Di che cosa? Questa cosa... Orticca? Orticca e di peperoncino. Ma sta scherzando, piccherebbe a Scraffingiu. Pica da scraffimento. E infatti vince il primo premio che arriva ancora vestito alla fine della sfilata. E ne arrivano? Mancuno, botta si scraffi. Sarà una bella tradizione. Bella tradizione, ma abbiamo anche altre tradizioni. Tipo sartiglia, non avete niente? Sì, stavo appunto dicendo che noi si teniamo una specie di sartiglia, che davvero è un bidda, si chiama Sagorsa Sabudda. Mettete come Sabudda? Sabudda. Una gallina. La corsa alla gallina, in poche parole, si svolge nella strada principale, per un filo, peccato, una budda a sugadura. Al collo, viva. Ah, è peccato. È peccato se non era viva, perché deve sbattere le ali. Certo. Gli animali si sono contenti. Ci fichi in sabbassa. È usanza del... E quindi passate correndo e dovete... Allora, in poche parole, ci sono i cavalieri al galoppo di asinelli, burrincoso, devono prendere con un bastone... Da gatta di burrincoso? C'è da me, da sa. Che ho visto bene, sa, c'è un James. Capito? Quindi stavamo dicendo... Savizza, dopo si va a posto, Savizza, bella. Allora, mi dica questa sartiglia, chi infilza la gallina? No, col bastone, da deppe di scuda a terra. Ah, un colpo tipo ventolaccia? Tipo pentolaccia, deppe di scuda a terra, la gallina deppe di muove in mezzo. Ma capite, chi vince? Chi riesce a fare... vince il primo premio, una notte, con la figlia del brigadiere. Con la figlia del brigadiere. Beh, la figlia del brigadiere si è offerta volontaria e Tavasi ci dà, non dà contenta. È una bella ragazza. E il secondo posto con la premio, il secondo premio vince il pomeriggio con la figlia del brigadiere. Si è offerta volontaria, si offende, Tavasi, notte e pomeriggio, tutto. E Zeppelin ne avete fatto? Zeppelin si è fatto Cancu 10, 15 Mois, bello. Abbiamo fatto fare a zia Francesca Castadoppisi. Zia Francesca Castadoppisi. Francesca Castadoppisi è una di Scraffingiu che è addetta a Cassai Stoppisi in Bidda. Proprio Sadelega, della sua Sadelega, che è la cassa del Stoppisi, e fa anche queste zeppole. Ma le zeppole come sono? No, bene, però al posto dello strutto buono di vischio.
Avaranta Piccio Cosedda, secondo Avaranta, me. Cioè, all'azzanata, capito? E infatti, non è buono. Non sono buone, però è usanza fare le zeppole, scudiosa sconchetta. Vabbè, allora invitiamo domani tutti a Scraffingio. Venite domani a Scraffingio, martedì grasso, che è doppio su, in poche parole, dare le zeppole a tutti voi, chi vuole venire. C'è la degustazione delle zeppole, poi? E poi, se siete fortunati, questa villicetta su Brigadieri, sta contenta, se non riuscì. Grazie. Se vuole venire, arrivederci. Arrivederci. Scusate del disturbo, mi raccomando. E il por, cos'è il por? Su? Su por. Dunque, su por. Vabbè, mo mi depende, potete dire su assessore in fuori, se che non piace. Arrivederci, arrivederci. Ciao. Ciao, ciao, sindaca di Scraffingio. E adesso.